L'esperienza all'Isola dei Famosi si è conclusa l'11 maggio per Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini. Il giornalista ha deciso di ritirarsi per seguire il fidanzato, costretto a lasciare il reality per problemi di salute. Della loro avventura, ma anche della loro vita privata, i due si sono parlati durante l'ultima puntata del programma e oggi è tornato sull'argomento lo stesso Cecchi Paone, ospite di Mattino 5. Prima di iniziare a raccontarsi, però, è balzato subito allo sguardo il forte dimagrimento dell'ex naufraga della conduttrice Federica Panicucci, che ha rivelato di aver perso 12 kg durante la sua permanenza in Honduras. L'isola in questo è molto utile, ha commentato sul suo aspetto fisico. L'attenzione si è poi subito spostata su Simone e sulle sue condizioni di salute dimesso quasi del tutto. È stato curato molto bene e sta guarendo, ha rassicurato Cecchi Paone. E sulla situazione familiare del compagno che ieri ha comunicato che Melissa e sua figlia sono suo zio adottivo. Un'isola piena d'amore, ha detto il giornalista che ha così ripreso l'argomento trattato nella diretta di ieri. Questo ragazzo, a soli 22 anni, sa essere padre e madre questa ragazza in modo meravigliosamente dolce e attento 24 ore su 24, ha detto Alessandro Cecchi Paone riferendosi a Simone Antolini che ha deciso di raccontare la vera storia a Melissa, sua figlia. La sua intenzione di adottare la bambina è stata decisa, abbiamo fatto vacanze insieme per settimane, mesi. L'ho vista lavorare e il mio amore è diventato definitivo, perché poi le sue cure per lei sono diventate cure per me. Melissa mi chiama zio Alessandro. Vladimir sa che siamo anche andati sull'isola per dire riconosci il diritto alle coppie gay di sposarsi come tutti e di adottare bambini, perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso,